È credenza comune che per creare un trading system l'unica cosa da fare sia mettere insieme un'idea propria o trovata su qualche sito o corso e conoscere il linguaggio di programmazione di una piattaforma di trading. Sicuramente questi sono i primi due ostacoli. Se non si ha almeno un'idea e non si conosce il linguaggio di programmazione, ovviamente non è possibile neanche partire. In realtà il processo di realizzazione di un trading system è ben più complesso ed articolato. E avere un'idea di strategia e conoscere il linguaggio di programmazione di una piattaforma di trading rappresenta solamente un aspetto dell'intero ciclo. Sicuramente è una delle barriere più alte da superare, ma non è di certo l'unica. Ciao ragazzi, sono Simone ed in questo video andremo ad analizzare quali sono i vari step che compongono il processo di realizzazione di un trading system, dall'idea all'attivazione sui mercati finanziari. Per ogni fase verrà inoltre realizzato un video di approfondimento di cui vi lascio il link nella descrizione sotto. Ancora un attimo di pazienza, ci vediamo subito dopo la sigla. Ciao ragazzi e bentornati. Come tutte le cose, anche una strategia di trading nasce da un'idea. Se l'idea è valida, attraverso un percorso ben preciso, alla fine diventa una strategia di trading attiva sui mercati finanziari che si spera produca ricchezza. Questo percorso, che rappresenta il processo di sviluppo di un trading system, è suddiviso in 8 fasi. Vediamole una ad una. La prima fase è la formulazione della strategia di trading. Una strategia di trading inizia come un'idea che deve essere poi tradotta in un linguaggio di programmazione di una piattaforma di trading. Il primo step consiste quindi nella concettualizzazione della strategia, che deve essere quindi spiegata in modo completo e coerente, e le regole che compongono la strategia devono essere stabilite una alla volta fino ad arrivare ad un insieme di regole e formule ben precise. Uno degli errori più comuni commessi nello sviluppo di strategie, specialmente per i trader discrezionali che approcciano il trading sistematico, è specificare in modo incompleto e impreciso tutte le regole della strategia. Tracciare un diagramma di flusso in questa prima fase potrebbe quindi essere molto utile per evidenziare i vari passaggi. La seconda fase è la programmazione della strategia di trading. Si passa quindi alla traduzione della strategia in un formato linguistico comprensibile dalla piattaforma che intendi utilizzare. Indipendentemente dalla piattaforma scelta, è necessaria una traduzione fedele della vostra idea, e questo è possibile solamente se tutte le regole di trading sono state scritte e organizzate in un formato coerente e completo. Al contrario, una traduzione imprecisa della vostra idea di trading porterà ovviamente a dei risultati imprecisi o completamente sbagliati. Ci tengo a ricordarvi che AS Trading ha realizzato un corso gratuito di programmazione di trading system che vi aiuterà passo dopo passo a programmare la vostra strategia di trading. Vi lascio in descrizione il link al video di presentazione del corso. La terza fase prevede un test preliminare della strategia di trading. La strategia è stata programmata ed è pronta per essere testata. Il primo test ha due obiettivi specifici. Il primo è determinare se la strategia di trading sta operando nel modo corretto. Il secondo è fare una valutazione preliminare della profittabilità della strategia. La strategia viene quindi fatta operare in backtest all'interno di una finestra temporale limitata e si controlla che ogni trade venga aperto e gestito nel modo corretto secondo l'idea iniziale. In caso contrario, il programma della strategia di trading deve essere corretto e quindi rivalutato. Questo processo continua fino a quando il programma non rispetta completamente tutte le regole dettate dal trader. Il secondo obiettivo è avere un'idea approssimativa del profilo di profitto e di rischio della strategia. Il trading system viene quindi provato con un set di parametri di riferimento su un certo numero di mercati e su un numero di periodi temporali diversi, e si verifica che sia almeno moderatamente redditizio, o almeno non perda eccessivamente su buona parte dei mercati e dei periodi temporali testati. Se ti rendi conto che i risultati sono molto negativi, allora è meglio abbandonare la strategia già da adesso. La quarta fase è l'ottimizzazione della strategia di trading. Una strategia di trading è composta da un insieme di regole e di parametri. L'ottimizzazione consiste nell'identificare quei set di parametri che sono in grado di fornire il massimo rendimento possibile e sostenibile, correlato ad un livello di rischio accettabile. In breve, quindi, ottimizzare una strategia di trading vuol dire testarla su un periodo temporale fissato, andando a cambiare di volta in volta il valore dei parametri che la compongono. Il processo di ottimizzazione consiste quindi nell'identificazione, attraverso l'uso di una funzione obiettivo, di alcuni gruppi di parametri che saranno quelli che offrono il maggior potenziale di profitto una volta attivata la strategia sui mercati. Purtroppo, a causa anche di una scarsa esperienza o ad un utilizzo scorretto della procedura,
La parola ottimizzazione è spesso falsamente confusa e talvolta è stata persino presa come sinonimo della parola overfitting o in italiano sovraottimizzazione. L'overfitting si verifica nel processo di sviluppo della strategia di trading quando il trader aggiunge in continuazione regole e parametri alla strategia per aumentarne falsamente le sue prestazioni di trading. Il risultato sarà appunto una sovraottimizzazione, ovvero la strategia produrrà profitti sorprendenti durante la fase di test e una continua serie di perdite una volta lanciata sul mercato reale. La quinta fase è la walk forward analysis della strategia di trading. Questa è la fase più critica del processo di sviluppo del trading system, in quanto ne valuta la robustezza e la capacità di produrre profitti in tempo reale. Se la strategia supera questa fase, però, siamo pronti ad attivarla sul nostro conto. In breve, la strategia viene testata su un campione temporale diverso da quello utilizzato durante la fase di ottimizzazione, generalmente successivo, e per questo motivo rappresenta la verifica più realistica delle reali performance della strategia, in quanto ne simula il funzionamento in tempo reale. Il trader determina in questa fase se la strategia di trading è profittevole e verifica se i rendimenti ipotetici che sono stati prodotti fino a questa fase derivano da un overfitting o se derivano da una solida strategia di trading in grado di produrre profitto in tempo reale. Se il risultato della walk forward analysis sarà un continuo susseguirsi di perdite, allora è necessario rivedere la strategia o abbandonarla. Al contrario, se la nostra strategia supera questo ciclo di test, la strada d'ora in poi sarà in discesa ed il passo successivo è il trading in tempo reale. La sesta fase è l'incubazione della strategia di trading. Dopo la fase di ideazione, schematizzazione, programmazione, ottimizzazione e verifica post-ottimizzazione, finalmente inizia, per così dire, la parte più facile. La strategia può essere lanciata sui mercati reali per un periodo di incubazione. Si tratta di una fase in cui la strategia viene continuamente monitorata ed ogni trade viene analizzato per verificare che il trading system si comporti secondo le aspettative. Questa fase è fondamentale in quanto è possibile verificare eventuali malfunzionamenti o errori di programmazione che nelle fasi di backtest non erano evidenti. Oppure ci si può accorgere che la strategia di trading non è allineata con il nostro stile di trading. Per esempio, posiziona stop loss molto lontani e anche se chiude in stop molto raramente, le perdite sono troppo elevate. In genere, durante la fase di ottimizzazione non ci si accorge di questi aspetti, in quanto si analizzano i risultati a posteriori macroscopicamente, senza entrare nel dettaglio di ogni singolo trade. Durante l'incubazione, invece, la strategia viene vissuta. In questa fase la strategia viene quindi attivata su un conto demo o un conto reale, ma con scarsa capitalizzazione, in modo da limitare le eventuali perdite. A questo punto, se la strategia di trading è stata verificata e sta funzionando in tempo reale secondo le aspettative, ci si può fidare e può quindi essere finalmente attivata sul conto reale. La settima fase consiste nel controllo continuo delle performance della strategia di trading. Il trader deve monitorare continuamente le prestazioni in tempo reale della sua strategia, compilando periodicamente un diario di trading. Solo in questo modo è in grado di capire se la sua strategia di trading continua a comportarsi come ha fatto durante il processo di sviluppo o no. Se si creano condizioni che possono alterare questo equilibrio, il trader deve comprendere le cause di questa deviazione. Sono infatti molti i trader che abbandonano immediatamente una strategia di trading quando sta perdendo, anche se in realtà la frequenza e l'entità delle perdite sono in linea con i risultati ottenuti durante la fase di sviluppo. Il motivo solitamente è la scarsa conoscenza della sua strategia di trading e una mancanza di fiducia e inoltre una scarsa autodisciplina. Al contrario, sono pochi i trader che si allarmano quando una strategia di trading inizia a trarre profitto ad un ritmo di gran lunga superiore alle sue aspettative. Eppure anche questa è una deviazione, anche se è molto più piacevole. La causa di questa deviazione però va spiegata. Potresti imparare qualcosa di importante cercando la causa di questo inspiegabile profitto. Generalmente profitti oltre le aspettative sono solitamente il risultato di una crescente volatilità dei mercati e il rovescio della medaglia e dell'aumento della volatilità sono spesso perdite maggiori. È bene quindi ricordare che grandi profitti imprevisti possono essere un avvertimento non ascoltato. L'ottava e ultima fase è il perfezionamento della strategia di trading. L'osservazione continua delle prestazioni della strategia, monitorando le entrate, le uscite e la gestione del trade, possono fornire informazioni preziose al trader. Nel tempo e su molti mercati ci si renderà infatti conto dei punti di forza e di debolezza della strategia di trading, fornendo molte idee per il miglioramento della strategia o spunti per altre completamente nuove. Naturalmente, man mano che viene apportato ogni miglioramento, l'intero processo di sviluppo e test deve essere ripetuto prima che la nuova versione possa essere utilizzata per il trading in tempo reale.
Bene, quello appena presentato è il processo di creazione di un trading system e si è applicato con attenzione in ogni singola fase per permettere di ottenere strategie profittevoli sui mercati. Inoltre, questo approccio porta in modo naturale ad una continua evoluzione e miglioramento della strategia di trading. Bene ragazzi, per questo video è tutto. Se volete approfondire le varie fasi di creazione di un trading system, vi lascio in descrizione il link di 3 libri che ritengo siano fondamentali per potersi avvicinare al trading sistematico in modo serio e profittevole, in quanto sono una grande fonte di informazioni e spunti. Abbiamo inoltre realizzato dei video di approfondimento di alcune delle fasi appena descritte, in modo da analizzarne più nel dettaglio i vari aspetti. In descrizione vi lascio il link per poterli andare a vedere. Se il video vi è piaciuto vi chiedo di mettere un bel like qui sotto, inoltre se non l'avete ancora fatto iscrivetevi al canale e cliccate sulla campanella per essere avvisati quando usciranno i prossimi video. Vi ringrazio per essere rimasti fino alla fine e ci rivediamo molto presto.